Humanitas è rappresentato in 8 ospedali sul territorio italiano, di cui l'ospedale principale si trova a Rozzano. Le specialità principali dell'ospedale sono oncologia, cardiologia, neurochirurgia e l'ortopedia. Queste sono, diciamo, le specialità più richieste dal punto di vista dei pazienti stranieri. La grande sfida che deve affrontare l'Italia è che il mercato di medical tourism esiste ormai da 20 anni e altri paesi europei e non solo sono presenti su questo mercato da 20 anni, mentre noi appena cominciamo, e quindi dobbiamo costruire il trust nei confronti dei pazienti stranieri, dobbiamo pubblicizzare il fatto che l'Italia è al terzo posto al mondo per quanto riguarda l'efficienza del servizio sanitario, al secondo posto al mondo per quanto riguarda appunto l'avanguardia di cure mediche. Per cui questa informazione va diffusa al più presto in tutto il mondo per poter occupare lo stesso spazio, lo stesso posto di altri paesi che esistono su questo mercato ormai da 20 anni. La differenza tra paziente straniero e paziente italiano è che proviene da lontano, magari ha un problema di lingua, ha un problema di alloggio, ha un problema che ad esempio deve essere prelevato dall'aeroporto e portato direttamente in ospedale con ambulanza, e quindi bisogna organizzare tutto il percorso, non solo fissare un appuntamento con un medico come si fa nel caso del paziente italiano. Il paziente italiano viene tranquillamente. Oltretutto il paziente straniero non viaggia da solo, perché spesso una condizione dopo l'operazione richiede la presenza di un accompagnatore. Anche un'altra differenza di Humanitas è la presenza proprio in ospedale delle persone di insiders, quindi le persone che appartengono alla stessa nazione, alla stessa razza del paziente che viene ad essere curato. E noi, avendo la presenza nel nostro ufficio internazionale, avendo la presenza delle persone provenienti da vari paesi, possiamo dare questo conforto, eliminare l'ansia in più del paziente in questa maniera. Aiutandolo a guarire prima e riprendersi prima e tornare prima a casa.